dell'economia, dell'imprenditoria del territorio siciliano. Oggi in studio abbiamo due graditi ospiti e sono uno, il dottore Salvatore Giunta, medico-dentista, e il dottore amico, Aldo Amico, medico-chirurgo, che ci parleranno del progetto ARGE dell'Archistar Pierpaolo Maggiora, un progetto, tra virgolette, faraonico che vede la Sicilia protagonista del Mediterraneo nel futuro, diciamo, nel terzo millennio cosiddetto. Allora, io innanzitutto poi introdurremo che cos'è questo progetto ARGE. La prima domanda che voglio farvi, così una battuta a testa sintetica, è: cosa ci fanno due medici a parlare di un progetto come questo? Due medici, sì, un odontoiatra e un chirurgo, che si sono sempre interessati del sociale, che sono stati molto attenti a tutto ciò che avviene intorno a noi. E proprio per questo hanno fatto dei circoli, che sono i circoli della società civile, che hanno affrontato diversi argomenti, e tra questi quello di un progetto che potesse intervenire sulla Sicilia e che potesse interessare tutti i siciliani. È proprio in quest'ottica che ci siamo avvicinati al progetto ARGE, al progetto di un architetto di fama internazionale, che è l'architetto Pierpaolo Maggiora. Perfetto, io adesso vorrei aggiungere qualcosa. No, dico che non è strano che due medici sentano l'impegno civile, no? Un po' di mio. Noi viviamo in mezzo al bisogno, in mezzo alle necessità, in mezzo alle malattie e quindi sentiamo forse molto meglio di altri questo bisogno di intervenire nella vita sociale, politica e anche civile. E quindi il fatto di essere vicini a questo progetto, anzi di avere portato, scusate l'immodestia, di avere portato questo progetto in Sicilia. Ci riempie di gioia e di entusiasmo, anche se siamo dei medici. Allora, prima di introdurre tutto il discorso, vorremmo mandare in onda un intervento proprio dell'architetto Pierpaolo Maggiora, ricordiamolo, un archistar a livello internazionale, ha disegnato la futura Pechino del terzo millennio, opere importantissime in tutto il mondo. L'intervento è tratto dal convegno del Patto dei Sindaci e Piani di Azione per l'Energia Sostenibile e il percorso verso le Smart City, tenuto il 31 ottobre del 2012 nell'ambito della manifestazione Smart City Exhibition. In questo convegno l'architetto Maggiore ha parlato di Cefedian, un progetto del suo studio, l'H di Torino. Cefedian è la città simbolo della nuova Cina, il terzo millennio, un progetto che è stato vinto dallo studio di Maggiora. Si prevede infatti che questa città cinese sia pronta nel 2030 e sorgerà nell'area di Pechino delle grandi industrie del Golfo di Guay ed ospiterà 3 milioni di abitanti nei primi 10 anni. La città per il suo funzionamento non utilizzerà nemmeno una goccia del petrolio che si estrae nei dintorni e le emissioni di CO2 saranno circa il 5% di una città di pari dimensioni e densità abitativa, cioè quasi a impatto zero, anche perché l'ecosostenibilità è uno dei punti di forza di questo architetto. L'energia sarà ricavata per il 60% dalle maree, dal moto ondoso e dalle correnti, il resto arriverà dal solare, dal microeolico, dal geotermico e dai rifiuti. Con questa città la Cina entra nel dibattito urbanistico internazionale raccogliendo tutte le sfide dell'ecosostenibilità. Simbolo della città sarà la Torre dell'Energia, alta 999 metri, che si vedrà da piazza Tiananmen e ospiterà banche e musei. In questo convegno, sempre l'architetto Maggiora, noi per utilità nostra abbiamo un po' tagliato la parte che riguarda Cefedian, però in questo convegno ha anche parlato del progetto ARGE per la Sicilia. E quindi noi andremo a introdurre questo breve filmato. Per chi ci segue, ricordiamolo su YouTube, sul canale di Radio Amore San Cataldo, mentre invece per chi ci ascolta sulla radio, ascolterà il sonoro. Dare subito inizio ai lavori, lo facciamo con un video che ci presenta un caso decisamente interessante, oltretutto un caso internazionale che però vede un forte protagonismo italiano,
è la città di Chaofedian in Cina, dove il concorso per la progettazione di questa città del futuro a impatto zero è stato vinto dallo studio di Pierpaolo Maggiora. Ed è anche un ponte ideale verso un altro progetto, che poi ci descriverà meglio l'architetto, che è il progetto di rendere la Sicilia una smart city, una smart region, una smart community. Bene, e a questo punto credo che possiamo dare avvio al video. Buon lavoro. Con questo passaggio, anche questo intermezzo italiano, e devo essere forzatamente sintetico perché vorrei parlare di questo progetto che oggi è il progetto che mi interessa di più, che è il progetto Sicilia. C'era un signore che era Presidente del Consiglio, si chiamava Andreotti, diceva che era matto in Italia quell'italiano che voleva mettere a posto le ferrovie, immaginatevi di mettere a posto la Sicilia, quindi dopo questo... Dopo questa relazione non fatemi internare. In ogni caso il progetto Sicilia è un progetto molto importante e da questo progetto dipendono in buona parte le sorti dell'Italia e dell'Europa. Questo è stato riconosciuto anche ultimamente in articoli di fondo sia sul Corriere della Sera che sul Frankfurter Allgemeine. Perché se si vuol salvare in questa competizione globale o collaborazione globale, bisogna vedere come la si vuole intendere, l'Italia e l'Europa, è chiaro che si deve partire dal Mediterraneo e vedremo perché. Allora, c'è questa lettura del progetto Chaofedian, vorrei soltanto dare alcune note perché sennò visto così veramente lo si può interpretare come un sogno astratto. Voi dovete tenere presente che in Cina i presidenti cinesi operano in termini simili ai presidenti francesi, cioè i presidenti francesi lasciano un'opera importante, il Pompidou segna un'epoca e avanti così, la grande libreria, l'epoca di Mitterrand e così via, i presidenti cinesi si fanno una città, la struttura. Adesso vediamo, ecco questo è Chaofedian. Allora dicevo, il progetto, scusate torno indietro, vediamo ancora un attimo, questo è dal punto vista della città dell'energia e qui è vista dal mare, dal Golfo del Boai, questa è la città della conoscenza e vedete poi la montagna dell'energia. La montagna dell'energia a sua volta all'interno della città è autosostenibile in se stessa, cioè si autogenera con un eolico, sono nuovi tipi di vetri che hanno dentro le palette eoliche per avere la propria generazione interna, insomma ci sono tutta una serie di... Qui sotto attraccano dentro, qua sotto, tenete conto che qui sono circa 800 metri, la piastra che accoglie come una tenda il mare che entra all'interno, c'è il grande porto delle navi da crociera, che dà su musei, che dà su zone attrezzate e così via, e le navi entrano all'interno di questo porto. Allora, questo che appare, famosi discorsi, appaiono sogni, i cinesi le stanno realizzando. Questo è ormai 2 anni che sta andando avanti come realizzazione, si stanno facendo le infrastrutture, si stanno definendo tutti questi gli elementi, sono ovviamente impegnati decine di migliaia di tecnici sullo sviluppo del progetto. E questa logica è una logica che è una logica necessaria se si vuole sopravvivere. Di qui l'interesse per il progetto ARGE,
io l'ho chiamato Arge, non so, fermiamoci perché, in ogni caso riguarda la Sicilia, ecco, come capitale del Mediterraneo. C'è un grande interesse internazionale, dicevo, determinato da questi avvenimenti, vediamoli molto rapidamente ecco, terzo millennio, Mediterraneo, Sicilia. I capitoli fondamentalmente sono questi: la storia continua, globalizzazione, grandi aree metropolitane. In un clima di globalizzazione sono le grandi aree metropolitane che concorrono, collaborano fra loro, questo è molto importante, trovare termini di collaborazione, un sistema di reti di grandi aree metropolitane in termini globali che possono vincere le grandi sfide economiche. Le direttrici di sviluppo geopolitico e la centralità dell'economia globale, la piazza degli scambi del Mediterraneo, la Sicilia ha la fortuna di trovarsi al centro del Mediterraneo, lo vediamo bene qui, poi, scusate, torno ancora indietro, come vedete, ecco, poi Sicilia, città metropolitana globale, una grande smart city, capitale del Mediterraneo, ecco qui cominciamo a entrare nel concetto di smart city. A parer mio sulla smart city c'è una grandissima confusione. Cioè, nel senso che si continua a parlare di Smart City immaginando che Smart City sia una sorta di grande calzone, di calzone nel senso gastronomico del termine, un grande agnolotto, cioè dove si riempie dentro di tutto e si mettono un sacco di tecnologie, quella è la Smart City. Quello non c'entra niente con la Smart City, a parer mio. La Smart City è l'esatto contrario. Smart City vuol dire rendere il territorio, questa è una mia interpretazione, ma credo che sia l'interpretazione logica, vuol dire rendere tutto il territorio una grande città. Io posso stare su un albero e interloquire ed essere ai vertici della conoscenza mondiale, lì sto dentro una Smart City. Non è che questa Smart City devo cominciare a buttare per aria una città, a distruggerla tutta per farci passare le fibre ottiche. Certo, farò anche operazioni di questo genere, ma a impatto il più contenuto possibile. Ma Smart City vuol dire grandi terreni. Infatti io quello che continuo a insistere e ne ho cominciato a parlare in ambito nazionale siciliano è il fatto che la Sicilia è una smart city, cioè o lo si intende la Sicilia come smart city e allora la Sicilia è riconoscibile come centro del Mediterraneo, come capitale del Mediterraneo, come grande opportunità per l'Italia, per l'Europa e lo vedremo, del Mediterraneo, ovviamente infrastrutturata per essere la capitale del Mediterraneo. Vuol dire un'operazione analoga a quella che nell'Ottocento hanno sviluppato su Manhattan, che era una normalissima penisola che è diventata la capitale della finanza del mondo nel secolo passato, perché è stata infrastrutturata, perché il mondo ha collaborato alla sua infrastrutturazione ed è diventata quello che è diventata, cioè il grande centro di propulsione della cultura, anche economica e finanziaria, americana, anche il simbolo, del resto poi i simboli vanno a sedimentarsi in queste aree, non a caso l'Empire State Building e poi le Torri Gemelle sono diventate il simbolo di questa città. Bene, poi transculturalità e progetto, perché o si definisce un progetto che sia assolutamente transculturale e sia interculturale anche e sia adatto a una cultura globale, o è meglio immaginare di andare non solo in Serie B come paese, nella classifica dei paesi, ma in Serie C e forse addirittura non giocare neanche più le partite. Torniamo in diretta con i nostri ospiti, scusate, insomma, è la prima volta che facevamo un'operazione di questo tipo, e quindi allora abbiamo sentito dalle parole dell'architetto Maggiora, insomma, abbiamo estratto da un discorso che durava 40 minuti, circa 9 minuti, insomma, molto ridotto, perciò possiamo anche fare degli approfondimenti. Innanzitutto so che su questo progetto sono interessati moltissimo i cinesi, cioè la Cina come ormai grande potenza mondiale, disposta anche a metterci i propri capitali per farsi realizzare, insomma, quest'opera. Io non direi che sia interessata solo la Cina. Sono interessati tutti quei paesi quei paesi del mondo che in questo momento hanno il PIL a due cifre, cioè quei paesi che crescono e che hanno il grande interesse di aprire i mercati globali. E all'interno di questo concetto, questi paesi sono i paesi del BRICS, cioè sono il Brasile, l'India, la Russia, la Cina e il Sudafrica.
Questi hanno la necessità di aprire grandi mercati in tutti i continenti, ma questo non vuole escludere gli altri paesi. Chi più ne ha più ne metta. Certamente questi paesi devono passare per trasportare le loro merci dal Mediterraneo. Cioè, in pratica, il Mediterraneo oggi è diventato il centro del mondo, perché le navi che passano dall'Oriente, che vengono dall'Oriente e devono portare le loro merci nel Nord Africa, in Europa, in Medio Oriente e poi anche con diversi mezzi di trasporto verso l'Occidente, devono entrare nel Mediterraneo per questo oggi il canale di Suez è ritornato a rifiorire nella sua funzione ed è soggetto ad un ampliamento per cui oggi passano 2000 navi, appena sarà completato i lavori di ampliamento arriveranno nel Mediterraneo 4000 navi. Al giorno. Infatti ne parlava un articolo di qualche giorno fa sulla Sicilia con la firma di Tony Zermo, parlava proprio di questo discorso qua con il potenziamento già del porto di Augusta. Questo progetto, il progetto Arge dell'architetto Pierpaolo Maggiore, prevede anche un hub internazionale al centro della Sicilia. Spieghiamo cos'è un hub, così anche i nostri radioascoltatori capiscono di che stiamo parlando. Io volevo aggiungere un'altra cosa, sì. Proprio per il porto, per il canale di Suez, sarà la modifica permetterà l'ingresso delle grandi portacontainer, cioè da 300 milioni di tonnellate. Questo sempre nell'ambito del progetto, comunque rientra in quel corridoio 1. Vuoi parlare tu? Sì, io vorrei specificare, proprio per chiarire un po' l'importanza del progetto, che ogni infrastruttura prevista dal progetto è un'infrastruttura che viene messa a sistema con le altre. Cioè significa che non sono le classiche, le solite cattedrali nel deserto, ma sono opere che funzionano insieme, solo se sono insieme possono funzionare. Il hub aeroportuale del centro Sicilia, che molto verosimilmente sarà fatto proprio vicinissimo a Caltanissetta, oltre a offrire delle eccezionali opportunità per la nostra città, bisogna appunto dire che è messo a sistema con le altre infrastrutture. In definitiva l'aeroporto insieme al porto di Augusta, insieme all'alta velocità, insieme al ponte sullo stretto, insieme concorrono in questo grande progetto che è il progetto Arge, e senza una sola di queste infrastrutture il progetto Arge non ha più ragione di esistere. Le grandi opportunità non sono solo per Caltanissetta, ma sono per tutta la Sicilia, per tutta la Calabria e perché no anche per tutta l'Italia e l'Europa. È un progetto così ampio, così ben strutturato, che i benefici andranno a tutti. Quello che conta è crederci e avere in mente questo progetto dei siciliani per la Sicilia e degli italiani per l'Italia. È un progetto che bisogna amare. Ed è un po' una fede, è un po' una religione che bisogna assumere, cioè è un credo. Noi infatti, io e Aldo, ormai tutto il nostro tempo libero lo dedichiamo alla divulgazione di questo progetto, e quindi mi auguro che i siciliani possano capire in fretta l'importanza delle cose che diciamo, e quindi che si avviino al più presto i lavori. In realtà già l'ampliamento del porto di Augusta rappresenta un primo tassello del progetto Arge. Quindi noi siamo veramente felici che l'Europa abbia individuato nel porto di Augusta un obiettivo core, cioè di primo livello di qualità. Dicevamo quindi la Sicilia come smart city del terzo millennio, al centro del Mediterraneo, al centro dei traffici internazionali di tutto il Mediterraneo.
un progetto, dicevo prima, tra virgolette faraonico, perché è veramente molto bello e molto diventerebbe una cosa, una svolta epocale per la nostra terra. Allora, progetto bello, bellissimo, ci piacerebbe farlo subito, immediatamente, ma quali sono gli ostacoli che inevitabilmente nel percorso si vanno ad incontrare? Io non parlerei di ostacoli, prima bisogna conoscere bene il progetto e quali sono gli obiettivi. E senza dubbio dobbiamo fare qualche riflessione. La prima riflessione che mi viene in mente è che la Sicilia, che è una grande isola, la più grande isola del Mediterraneo, ha un numero di abitanti che è di 4 milioni e mezzo. E questo numero oggi con la globalizzazione siamo diventati piccolissimi, siamo piccoli in Sicilia, ma siamo altrettanto piccoli in Italia con 60 milioni di abitanti, siamo piccoli in Europa, in tutta l'Europa del mercato comune con 300 milioni di abitanti, se ci confrontiamo con la nuova realtà globale dove sono entrati in gioco i grandi paesi. La Cina, per dirne una, è un paese da 1,5 miliardi di abitanti. L'infrastruttura della Sicilia e il suo territorio, così come giustamente nella presentazione dell'architetto Maggiora, significa infrastrutturare un territorio ed un numero il territorio con i suoi abitanti che corrisponde all'incirca ad un quartiere di Pechino. Quindi le dimensioni dove noi ci dobbiamo proiettare sono proprio queste. Il motivo per cui la dobbiamo infrastrutturare. Ne dico uno, ma poi man mano che parliamo ne diremo anche altri. Il fatto di portare le merci qua, di fare una piattaforma per le merci che provengono dall'Oriente, significa poter trasportare poi dalla Sicilia, un esempio, nel nord Europa, con l'alta velocità e l'alta capacità, queste merci nel giro di 24 ore. Se invece le dobbiamo trasportare con le navi, come oggi avviene, dobbiamo fare un percorso molto più lungo, quindi uscire nell'Oceano Atlantico, risalire l'Europa dall'altro lato e impiegare per fare questo percorso 6 giorni di navigazione per andare e 6 giorni per venire. Mentre con l'infrastrutturazione della Sicilia, con l'alta capacità, quindi attivando quello che è il Corridoio 5 che da Helsinki arriverà fino a Palermo e a Malta, questa cosa sarà possibile. In 24 ore, in 24 ore le merci saranno trasportate nel nord Europa. Questo che significa? Significa che avremo 12 giorni in meno di navigazione, ma soprattutto l'utilizzazione della flotta per un maggior numero di trasporti, e non da trascurare il fatto che le merci viaggiano con delle assicurazioni che sono fortemente costose, e tutto questo quindi trasportato sul costo del prodotto verrebbe enormemente abbattuto. Ecco che uno dei principali motivi dell'ordine commerciale è proprio questo. Poi ci sono gli aspetti politici di questo fenomeno. Noi siamo stati baciati dalla fortuna, come lo fu la Magna Grecia, come lo fu la Sicilia ai tempi della Magna Grecia, dove era al centro del mondo civile di allora. Oggi siamo ritornati in quel periodo, cioè l'orologio della storia riparte da quel punto. E certamente il dono che ci ha fatto il Signore ponendoci al centro del Mediterraneo è proprio questo. Non l'ha voluto nessuno, ma siamo messi lì, e quindi dobbiamo sfruttare un treno che passa, dobbiamo salire su questo treno della storia. Quindi dicevamo, infrastrutturazione della Sicilia significa completamento, io ho visto un po' il progetto dell'architetto, significa anche potenziamento delle autostrade, delle strade, ferrovia agganciata vicino alle linee guida delle autostrade, i tempi di percorrimento dimezzati, abbiamo detto l'hub internazionale al centro della Sicilia, quindi un aeroporto internazionale con scalo merci, si diceva c'è al giorno non so quante migliaia, mila o milioni di persone in un mese può raggiungere una cosa del genere.
Però fondamentale, dicevi tu, sul corridoio Helsinki-Malta diventa il ponte sullo stretto, che alcuni magari naturalisti o ambientalisti osteggiano, cosa possiamo dire in tal senso? Ci risponde il dottore Gilda. Sì, come dicevo prima, tutte le opere previste dal progetto Arge sono messe a sistema e uno dei tasselli di questo sistema è il ponte sullo stretto di Messina. Non si può pensare di rendere le linee ferroviarie siciliane super veloci, e quando parlo di super velocità parlo di 300 km orari, se non si pensa al ponte sullo stretto. Cioè, non si può pensare che la linea ferrata arrivi a Messina con 300 km di velocità oraria e poi si fermi per l'attraversamento con i traghetti. Ma al di là di questo, il ponte sullo stretto potrebbe essere l'opera per rilanciare l'intera Italia. Io ricordo ai nostri amici telespettatori e, come si dice, Radioascoltatore. radioascoltatori, che in America, durante il periodo della aspra recessione del 29, quando si volle dare una svolta negli Stati Uniti, si progettò e si costruì il Golden Gate, che divenne un po' il simbolo del riacquisto della fiducia da parte degli americani, e una spinta enorme per l'uscita dalla crisi e per gli investimenti e per la rinascita degli Stati Uniti. Il ponte sullo stretto di Messina potrebbe rappresentare, al di là di ogni cosa, una sfida, una grande sfida per il rilancio dell'intera Italia. Senza dire che opere così importanti necessitano della buona volontà di tutti. E tutte le ditte di costruzioni del Nord Italia, del Centro Italia e della Sicilia verrebbero tutte essere impegnate. Si azzererebbe quello che è purtroppo un cancro della nostra società, e cioè la disoccupazione giovanile, che ormai è ai massimi storici, e si avvierebbe quella seconda fase che tutti dicono di voler fare, ma nessuno sa come fare, che dopo il rigore del poco compianto Monti dovrebbe avviarsi, diciamo così, al rilancio economico e agli investimenti. Quindi il progetto Arge di Pierpaolo Maggiora oggi sembra a noi l'unico vero grande progetto di rilancio per l'Italia. Hai toccato temi quali l'economia, comunque Monti, il periodo di crisi, insomma, che stiamo vivendo. Allora, una domanda spontanea che viene fuori è: ma dove è possibile reperire i fondi per un progetto del genere? Penso che abbia bisogno di, insomma, parecchi finanziamenti. Quindi, Sì, certo, sono necessari finanziamenti che oggi non possono venire dall'Italia, che non ha una lira e che soprattutto deve pensare a rilanciare le proprie produzioni e quindi investire in quel senso e investire soprattutto nella qualificazione dei giovani, perché questi poi possano trovare un loro percorso di vita lavorativa. Per quanto riguarda questa infrastrutturazione, proprio dicevamo che questi paesi del BRICS trovano un grande interesse a investire in Sicilia. Oggi non si può parlare di grandi investimenti, ma così come avviene nel resto d'Europa e così come avviene nel resto del mondo, se non ci sono le convergenze di grandi investitori economici. Ma in questo caso, proprio in questo caso, gli investimenti verrebbero direttamente dai governi. Poi immaginate che la Cina, che ha comprato i 2/3 del debito pubblico americano ed è intervenuto in quell'economia americana, se ha problemi per investire oggi 300 miliardi di euro in una infrastrutturazione della Sicilia. 300 miliardi che non vuole essere quello che si dice comunemente, i cinesi vogliono comprare la Sicilia. Perfetto contrario, vogliono investire in Sicilia. Una cosa diversa, ciò che noi cerchiamo ovunque per far ripartire la nostra economia, ce lo offrono perché hanno un interesse. Ma i cinesi è la seconda potenza mondiale del mondo e se vengono qui i cinesi, vengono tutti gli altri. Vengono a ruota tutti gli altri, vengono soprattutto i paesi arabi.
vengono i paesi che hanno nei loro paesi hanno le grandi fonti energetiche e hanno la necessità di colloquiare con questa parte del mondo. E purtroppo c'è un fatto che probabilmente la Merkel non vuole. Non vuole che il centro dell'Europa diventi l'Italia e la Sicilia. Il motore trainante. Cioè, con questa cosa noi ritorneremmo a quello che era Siracusa nella Magna Grecia, che era la New York del Mediterraneo. Noi ritorneremmo ad essere la New York del Mediterraneo, dove la Sicilia sarebbe la Wall Street del Mediterraneo. Questi sembrerebbero sogni. Però se ci mettiamo, come dire, a tavolino e andiamo a fare i conti, e soprattutto se noi abbiamo una governance che è capace di aprire questo dialogo diplomatico con i paesi che vogliono venire ad investire in Sicilia, molte di queste cose diventerebbero molto più semplici. Di questi esempi, noi che ci siamo occupati sempre nel sociale, è come quando abbiamo portato, parlavamo dell'Università Caltanissetta, quando su questo fronte ci furono i muri alzati. Oggi però alcune di queste iniziative sono state portate molto più avanti, tante volte la cecità, diciamo, politica e sociale, perché non voglio escludere i cittadini da questa cecità, ci hanno fatto battere un momento di arresto, ma anche se oggi i tempi sono cambiati completamente. E proprio all'interno di questo progetto, quello che potrebbe essere oggi il progetto universitario, viene spostato molto più avanti, perché questo stesso progetto prevede la costruzione della città della salute, un concetto assai diverso di un'università chiusa in un recinto, ma che è una università o un centro di cultura scientifica vocata alla ricerca. Nella città della salute, che oggi sono pochissime nel mondo, una di queste a Pechino, un'altra a Chicago, un'altra a Pittsburgh, dove si fanno i grandi trapianti, la sede dei grandi trapianti, e il progetto lo prevede a Caltanissetta, dove solo il 20% è deputato alla clinica, cioè alla cura dei malati che sono nelle patologie più difficili, più disparate, e mentre l'80% è vocato alla ricerca, con finanziamenti che proverrebbero, in questo caso, con i grandi interessi delle multinazionali che si interessano del farmaco e delle costruzioni dei presidi medici, verrebbero qui ad investire. Posso dire una curiosità? Sì. La curiosità è questa, che nel campo della ricerca farmacologica e medica in generale, il mondo investe 20 volte di più che non nell'automobile. Questo per volere dimostrare l'entità di questi finanziamenti e di queste risorse, che in parte potrebbero arrivare anche da noi con la città della salute, come ha detto bene Aldo. Insomma, la nostra governance politica non coglie queste opportunità, o comunque ci vuole un lavoro di tenace e perseverare affinché, insomma, si riesca a far comprendere che un progetto del genere ci porrebbe non solo al centro del Mediterraneo, ma al centro del mondo. Ubaldo, questo lavoro lo stai facendo tu oggi, perché le governance diventano forti se la spinta dal basso è forte. E certamente questa diffusione che noi stiamo facendo oggi di questo progetto, e speriamo di fare arrivare al nostro pubblico con chiarezza quello che è l'essenza del progetto. E ripeto, non è quello che poi si trasforma nelle discussioni di salotto: ah, ci sono i cinesi o ci sono gli arabi. Spieghiamolo bene. Ripetiamo questo concetto. Qui si tratta di andare alla ricerca di finanziamenti internazionali e di coagulare nel nostro territorio, perché abbiamo questa fortuna oggi, la fruibilità di questi finanziamenti. Questo è importantissimo. A dover governare tutto, logicamente. Per fare della Sicilia la piana. No, volevo dire una curiosità, giusto per togliere e per fugare ogni dubbio a proposito dell'argomento che ha detto Aldo, cioè del fatto che i cinesi ci vogliono comprare. Non è questo il problema. Noi siamo andati a spulciare i rapporti, i resoconti delle riunioni bilaterali tra il governo italiano
e il governo cinese. Questi documenti prevedono investimenti bilaterali, significa che noi possiamo andare a investire in Cina e la Cina può venire a investire da noi, sono accordi internazionali, quindi nulla di particolare e nulla di strano. Peraltro questa bilancia oggi pende molto a favore dell'Italia, perché molte ditte, come ben sai Ubaldo, sono andate in Cina e hanno stabilito, hanno messo lì i loro stabilimenti e lavorano in Cina, anche perché il Made in Italy in Cina è estremamente ricercato e voluto. E questo non è avvenuto in Italia, al di là di quei commercianti che aprono le porte Gucci ai ristoranti, in realtà la Cina non ha ancora iniziato gli investimenti veri in Sicilia, quindi in Italia in genere, quindi non ci dobbiamo scandalizzare di questo. Oggi si ragiona così, oggi si ragiona per le grandi opere in termini di project financing, cioè dei progetti che vengono cofinanziati da vari governi e da vari investitori privati e pubblici. Se tra questi c'è anche la Cina, che ben venga, ma ci sono i paesi arabi, i paesi produttori di petrolio anche dell'est europeo. Cioè, voglio dire, oggi si deve ragionare in termini di globalità. Non esiste più che l'Italia può affrontare da sola questi investimenti delle opere pubbliche. C'è bisogno di grandi investitori e c'è bisogno dei paesi che danno garanzie anche, e noi dobbiamo offrire garanzie a loro. I cinesi o chi per loro vogliono tempi corti e certi, cioè per un'opera pubblica è finito il tempo e ci vogliono decenni per farla. Oggi dobbiamo predisporre i tempi e quei tempi si devono rispettare. Anche perché lo diceva l'architetto Maggiora alla fine del filmato che abbiamo mandato, diceva qui la partita bisogna giocarla subito, immediatamente, visto la geopolitica che abbiamo oggi, altrimenti non solo rischiamo di non giocare in Serie B ma o in Serie C addirittura, ma proprio di non giocarla proprio, la partita di essere tagliati fuori da quello che sarà l'economia del mondo del terzo millennio. Non c'è dubbio. Perché un altro motivo, apriamo un altro capitolo del progetto. La Sicilia ha una grande storia e il crocevia di civiltà ha nel suo carnet le carte in regola per poter rappresentare oggi la capitale del Mediterraneo e per questo viene scelta. Quindi il progetto in realtà non è solo un progetto di infrastrutturazione di opere materiali, è l'infrastrutturazione di opere materiali senza aprire nuove ferite ambientale. Questo è importante. Questo è importante perché insomma il tutto verrebbero ad essere trasformate tutte quelle strutture con le ferite già aperte. Altra cosa importante è che dove noi siamo estremamente carenti e dove dobbiamo entrare con forza, proprio in virtù di questo progetto e degli investimenti che vanno fatti, è andare alla ricerca della valorizzazione di tutte le nostre capacità immateriali. E qua stiamo parlando dell'arte, stiamo parlando del teatro, stiamo parlando del gusto, stiamo parlando dell'archeologia, stiamo parlando delle arti in genere. E del mito. Noi siamo la terra del mito. Ma ne vorrei raccontare una proprio perché è molto significativa. Si è avvicinata al progetto una persona, il sindaco di Vallelunga, che è Carmelo Montante, una persona che ha una grossa cultura, un grosso interesse per l'archeologia, il quale ha ipotizzato che proprio in Sicilia, già 1000 anni prima della venuta della colonizzazione greca, i Sicani sia venuto qui in Sicilia il re di Creta, Minosse. E proprio la leggenda racconta che Minosse sia morto qui ed è stato sepolto qui in una struttura che è vicino Alia. E tutto questo percorso, proprio in virtù di questa ipotesi, in virtù di questo progetto, potrebbe essere studiato e significherebbe, se viene dimostrato scientificamente, spostare la storia della Sicilia di 1000 anni ancora indietro.
Ora, scusa Baldo, dicevo, siamo, siete voi che dovete... No, voglio solo fare... ci hai fortemente stimolato e quindi tutto viene fuori più facile. Vorrei che i nostri radioascoltatori o videoascoltatori pensassero per un attimo, immaginassero per un attimo come potrebbe essere la Sicilia del terzo millennio. Ecco, questo diventa... La Sicilia del terzo millennio potrebbe essere. Immaginate una Sicilia ben infrastrutturata, con quelle opere che abbiamo detto, in cui oltre a queste opere vi sono tutte, vengono conservate e rilanciate tutte le bellezze della Sicilia, le sue tradizioni, la sua storia, i suoi musei, le sue opere architettoniche, il mito. Credetemi, diventerebbe la Miami, non so, del Mediterraneo. La Sicilia è un'isola che ha una storia tutta particolare, con dominazioni, e ciascuna dominazione ha lasciato un segno. Quindi millenni di storia, millenni di tradizioni, la bellezza del barocco, la bellezza di Agrigento, di Segesta, di Siracusa, di Catania e tutto il resto, offrirebbe anche la possibilità di un turismo che è uno dei tasselli del progetto, perché è facile dire che si vive, la Sicilia potrebbe vivere solo turismo, non esiste. La Sicilia deve vivere anche di turismo, ma non dobbiamo dimenticare l'artigianato, i prodotti tipici, l'agricoltura di nicchia, tutte cose che sono previste appunto come opere infrastrutturali immateriali nel progetto Arte. I benefici sarebbero per tutti e la crescita sarebbe dell'intera Sicilia e non ci sarebbe più la fuga dei cervelli. I nostri giovani, purtroppo, la parte migliore della Sicilia oggi emigra per andare a lavorare nel nord e anche ormai nel resto d'Europa e del mondo, e perdiamo un valore che è veramente un grande valore per la nostra terra. I nostri migliori giovani vanno via, invece potrebbero tornare e collaborare per questo progetto ACE. Solitamente quando si fa un progetto si fa un'analisi SWOT, no, per vedere opportunità, minacce, eccetera. Siamo in Sicilia, alla fine lo ricordava anche prima Padre Enrico parlando del Dio Arge. In quel tempo non c'era il calcestrutto repotenziato, ecco, come in un'opera così importante dove entrano in gioco, insomma, parecchi miliardi di euro, come si fa a tenere fuori comunque la criminalità organizzata? Rispondo a questa domanda, ma apriamo subito dopo un'altra cosa, perché sì. Salvatore Giunta ha aperto un altro capitolo importantissimo, che è quello del turismo. Questa regione non ha mai avuto un piano turistico regionale, cioè il turismo si è fatto con le capacità o la buona volontà degli operatori che si sono dati da fare, ma comunque non è stato mai fatto un progetto organico, tranne che per quelle zone. Citiamo una per tutte, che è Taormina, che ha sfruttato tantissimo non solo la sua posizione, la sua storia e la sua fama nel mondo, ma soprattutto un turismo legato al mare, legato alle spiagge. Qui invece si tratta di aprire un capitolo enorme del turismo, con questi paesi che hanno delle popolazioni immense e che hanno tutti la voglia, perché queste comunicazioni non ci sono state mai e le apriremmo oggi con questa, aprendo la piazza del Mediterraneo, con un grande interesse che hanno i paesi dall'altra parte dell'emisfero di venire a conoscere la nostra civiltà, dove noi siamo i depositari. E se noi mettiamo a sistema questa struttura, e soprattutto la mettiamo a sistema con la viabilità interna, e quindi che significa viabilità interna, che in 20 minuti noi ci spostiamo dall'hub aeroportuale in qualsiasi punto della Sicilia, e con un aeroporto intercontinentale, quindi significa attrarre qua le grandi società aeree del mondo, noi apriremmo questo capitolo in maniera sistemica, metteremmo
il turismo a sistema, cioè permetteremmo a tutti questi popoli, con un programma turistico già organizzato e proiettato per 10, 15, 20 anni, far venire questi popoli a conoscere la nostra civiltà, la civiltà del Mediterraneo, la civiltà della Magna Grecia e tutto quello che è venuto fuori. Posso rispondere io a quella domanda che mi ha fatto? Le domande sono... Ho l'impressione che tu voglia riferirti alle difficoltà ambientali legate alla mafia. Mafia o quello che si vuole, insomma. La prima cosa che abbiamo fatto io e Aldo quando abbiamo portato l'architetto in Sicilia è stata quella di presentarlo alle forze dell'ordine, ai comandi generali, quindi dei carabinieri, della guardia di finanza, dell'esercito, eccetera, e in più abbiamo accompagnato l'architetto anche dai magistrati che fanno azione antimafia. Gliel'abbiamo presentato e si sono creati anche rapporti veramente di amicizia, di simpatia con molti dei nostri magistrati. Quindi abbiamo cercato come primo obiettivo quello di garantire la legalità al progetto, cioè non può essere che si arrivi a pensare che non si facciano opere pubbliche in Sicilia perché c'è la paura dell'infiltrazione mafiosa, esattamente il contrario, solo l'arretratezza infrastrutturale, culturale crea la mafia, esatto. Quindi è proprio il contrario, noi se vogliamo uscire dalla mafia dobbiamo crescere, solo così, in questa maniera possiamo chiudere questa maledetta parentesi che purtroppo ci ha costretti oggi come oggi ad avere questo stato di arretratezza. Quindi la prima cosa è la legalità, solo che noi che siamo ormai facciamo parte dello staff dell'architetto maggiore non siamo dei poliziotti, quindi diciamo che i ruoli si devono ben definire, cioè ci penserà la magistratura, le forze dell'ordine, di comune accordo a preservarci da questo pericolo, che c'è, indubbiamente c'è, ma che dobbiamo scongiurare e non possiamo, ripeto, dire che non facciamo questo, non facciamo quello, perché ci potrebbe essere l'infiltrazione mafiosa. Ripeto, è esattamente il contrario. Per dirla in una parola, Ubaldo, noi siamo contrari, fortemente contrari, con chi sostiene che costruiamo il ponte per far stringere la mano alla Cosa Nostra e all'Andrangheta. Noi stiamo su un'altra posizione, completamente diversa. Questi sono espedienti per essere contro l'Italia, il sud d'Italia e la Sicilia. Quindi quello che io su questa cosa non ho sentito da parte dei siciliani un'alzata di scudi. È fortemente offensiva. Perché tra l'altro se in Sicilia c'è la mafia, ma ci sono tanti cittadini onesti che quotidianamente lavorano e portano a casa il pezzo di pane o costruiscono futuro. È proprio in ragione di questi cittadini che dobbiamo lavorare, perché se facciamo il contrario creiamo l'ambiente idoneo alla mafia. Quindi anche il progetto, insomma, dell'architetto punta molto, oltre giustamente alla crescita economica, soprattutto alla crescita culturale, che è quel superamento che diceva il dottore Giunta dell'arretratezza, che oggi è il terreno fertile, insomma, per la criminalità organizzata. Abbiamo sentito un po' di cosa si tratta, abbiamo parlato del progetto, andiamo in conclusione volevo chiedere, insomma, il dottore Giunta sempre ci ricordava che la prima cosa che hanno fatto hanno portato qui in Sicilia l'architetto Pierpaolo Maggiore è di presentarlo, insomma, alle forze dell'ordine, così, tra virgolette, per questo discorso della legalità. Quindi volevo chiedervi quali passi sono dall'inizio, insomma, del concepimento di questo progetto, quali passi avanti sono stati fatti e quali ancora quelli da fare. A mio parere bisogna che il governo siciliano, prima ancora del governo nazionale, apra un grande tavolo di discussione e un grande tavolo diplomatico
sulla opportunità e sulla fattibilità del progetto. Questo percorso farà prendere coscienza di ciò che stiamo facendo. Un'altra cosa che è importante, a cui noi spesso non siamo stati abituati, è che il progetto non è intestato a nessuno. Non c'è una forza politica che può intestarsi il progetto. Il progetto è di tutti. È di tutti i siciliani e della Sicilia e dei siciliani, e dell'Italia e degli italiani, e dell'Europa e degli europei. La possibilità che qualcuno si intesti il progetto potrebbe far sorgere il dubbio che oggi la forza politica che sarà in testa, che è in maggioranza, domani non sarà più in maggioranza e il progetto si ferma. Non è possibile, proprio per la caratteristica del progetto e degli investimenti che gli altri stati vengono a fare in Italia. Anzi, diciamola con più forza, prima ancora che le forze della maggioranza devono essere d'accordo col progetto, le forze di opposizione. Devono essere le forze di opposizione a portare, a far accettare, a far prendere in considerazione il progetto, la praticabilità del progetto alle forze di governo. Deve essere una cosa di tutti. Dottore Giunta, volevi aggiungere... Per concludere? Sì, così... Per concludere... Facciamo adesso una battuta ciascuno per concludere, ci abbiamo alla fine. Sì. Per quanto riguarda il discorso... La domanda precisa che hai fatto, e cioè a che punto siamo, sì. Noi ti posso ricordare che noi già da 3 anni che lavoriamo su questo progetto e adesso siamo a un punto che è il punto di partenza, cioè noi dopo 3 anni di lavoro ora possiamo dire che lo striscione dove c'è scritto partenza già lo vediamo. E come dicevo prima, questo è rappresentato appunto dal potenziamento del porto di Augusta, che è il primo step previsto dal progetto. Il primo step, infatti... Ricordiamolo che ha avuto un investimento di 145 milioni di euro, sì, per l'ampliamento delle banchine e anche del dragaggio, eccetera. Questo permetterà al porto di Augusta di diventare l'hub portuale del Mediterraneo per quanto riguarda la Grande Europa, ma è inutile specificarlo, un porto da solo non significa nulla, ci vogliono tutte le strutture che stanno alle spalle del porto, quindi l'autoporto, quindi le autostrade, quindi la linea ferrata super veloce ad alta capacità e ad alta velocità, gli aeroporti, le autostrade e le autostrade del mare, quindi il potenziamento anche di altri porti, come il porto per esempio di Termini Imerese, il porto di Porto Empedocle, che dovrebbe essere più dedicato alle navi di crociera. Per concludere, Ubaldo, noi abbiamo già da tempo iniziato quest'opera di divulgazione del progetto, ma come diceva benissimo Aldo, il progetto è di tutti i siciliani, quindi quello che noi speriamo è che con la stessa passione con cui noi abbiamo intrapreso questo gratuitamente, bene dirlo, gratuitamente questo percorso, siano tutti i siciliani a seguirci e a collaborare in questo grande progetto. D'altro canto, con la costituzione dei circoli Arge in tutta la Sicilia, di cui noi siamo i rappresentanti perché abbiamo creato il primo circolo Arge in Sicilia, ma ce ne sono tanti altri, quasi in tutte le regioni e province, con la Costituzione dei Circoli Arge ormai ci abbiamo ad un dibattito che deve coinvolgere tutti i siciliani. Ciascuno può portare le proprie idee, i propri progetti all'interno del progetto Arge, saranno sicuramente condivisi e saranno sicuramente portati avanti. Però diciamo a chi ci ascolta, insomma a chi anche ci sta vedendo su YouTube, chi è interessato può far parte di questi circoli per portare, insomma, divulgare la conoscenza di questo progetto, come deve fare, cosa deve fare? Io penso, Baldo, che la prima cosa che deve fare deve collegarsi a Facebook, dove c'è un bel sito, dove tu sei anche dentro, e che lo gestisce un po'. C'è una pagina su Facebook ufficiale di questo progetto, si chiama Progetto Arge per la Sicilia. Progetto Arge per la Sicilia, questo è importantissimo. Certamente possiamo dialogare insieme
sì, dai cittadini più semplici che vogliono saperne di più e quindi possiamo metterla a conoscenza dei vari step del progetto, ma anche di tutti coloro che trovano un interesse precipuo nel progetto perché ne sono interessati come istituzioni, come comuni, sindaci, aziende. Tutti coloro che trovano un gancio per il progetto, ma il gancio lo trovano tutti. Su un progetto del genere nessuno resta fuori. Questa è la cosa bella, ma soprattutto, e voglio ritornare a ribadire, questo è un progetto che cambierebbe il flusso del lavoro. Cioè, non solo troverebbero lavoro i siciliani che oggi sono costretti ad andare via, ritornerebbero quelli che già sono andati via, ma soprattutto una cosa importante, quella che oggi viene detta la fuga dei cervelli. Nel progetto c'è una grande ipotesi che diventerebbe realtà se andiamo a costruire questo grandissimo centro di ricerca che sarà un punto di riferimento per tante altre cose. Ma questo può avvenire perché i grandi ricercatori, i grandi cervelli possono avvenire se c'è un programma serio di ricerca e se ciò che facciamo è collegato con il sistema di ricerca globale. Ringraziamo, allora siamo giunti alla fine, i nostri ospiti, il dottor Salvatore Giunta e il dottor Aldamico, per averci parlato del progetto Arge per la Sicilia dell'architetto Pierpaolo Maggiora, un progetto, ricordiamolo, comunque pensato e messo sulla carta da un grande architetto internazionale insieme al suo studio Arca di Torino, un progetto altamente ecosostenibile. E con un intervento impattante molto limitato, quindi l'architetto maggiore che ci tiene anche all'ecologia e all'ecosostenibilità. Io rinnovo l'appuntamento con i nostri radioascoltatori, per quanto mi riguarda, con Rubato Scarantino a sabato prossimo avremo in studio ospite, salvo imprevisti, Giuseppe Gallè, coordinatore provinciale del Partito Democratico. Per chi si fosse persa questa puntata, ricordo che può riascoltarla nei prossimi giorni, sempre su Radio Amore, oppure può andare sul nostro canale di YouTube, collegarsi a YouTube, sul motore interno cliccare, comunque digitare Radio Amore San Cataldo tutto unito e può trovare questa bellissima puntata che abbiamo fatto oggi. Ringrazio ancora i nostri radioascoltatori, a risentirci sabato prossimo. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci. Grazie. La registrazione di questa cosa ce la manda su internet.